Ben ritrovati amici YouTube da Beratto80, un saluto dai nostri amici draghetti, numero 62 Stardust Dragon. Allora, in questo video vi mostrerò una deck profile che ho creato su richiesta di un nostro utente iscritto al canale, Gabriele, un saluto, che mi chiedeva appunto la presentazione, la deck profile di base Traptrix, quindi le trappolatrici. Allora, io ne ho creato una versione utilizzando anche le carte uscite nell'ultima espansione, quindi che abbiamo fatto il video recentemente, quindi chi non l'ha visto lo vada subito a vedere, ovviamente dopo aver finito di vedere questo video. Allora, il deck l'ho provato, è un deck che è veramente grazioso e gira anche abbastanza bene. Io, per un mio parere, potrebbe essere una di quelle varianti di deck che potrebbe essere utilizzato tantissimo, come è avvenuto quando sono uscite le carte Artifact, che venne utilizzate con appunto le carte mani, oppure c'era Artefatto insieme alle Traptrix. Comunque, queste versioni ibride, questa potrebbe anche essere una versione ibrida utilizzata, magari certo con delle modifiche. Io l'ho fatta in questa maniera e posso dire che in questo modo funziona anche abbastanza bene. Diciamo che dargli un nome a questa versione, intanto vi faccio vedere la lista, poi vediamo se che nome potete dare. Accetto anche suggerimenti da parte vostra. Allora, iniziamo subito con il Trapper della trappolatrice Mirmaleo, poi il Trapper di trappolatrice Dionaea, poi il 2x di seme mistico di Macrocarpa, questa carta uscita nel Legacy of the Valiant, poi un 2x di Raiden, mano fedele della luce, il 2x di Lila, stregona fedele della luce, ed ecco qui che entrano in ballo le nuove carte, che sono le Shadow o bambola ombra, come tradotto in italiano, di cui giocheremo, o meglio io ho inserito il 2x di Falco, poi il 2x di bambola ombra squamata, il 2x di bambola ombra bestia e il 2x di bambola ombra drago. Poi ho aggiunto, per terminare, come mostri, il 2x di sventura arcidemone mangiatore della sventura, carta a dir poco eccezionale. Poi ora vi dirò gli effetti delle carte, per chi non conosce ancora il bambola ombra, più il perché di questa delle carte scelte e la sinergia che tra di loro si può creare e che hanno, e gli effetti e combo da utilizzare. Poi questa è la parte mostro, parte magia, una sepoltura shock, il 2x di lancia proibita, il 2x di tifone spaziale mistico, il 2x di, ahimè, polimerizzazione. Non avevo la fusione Shadow, ho messo polimerizzazione, che di per sé ha comunque lo stesso funzionalità di fusione Shadow, solo che ovviamente è limitata, perché a differenza di quell'altra che abbiamo già spiegato nel precedente video, questa ha solamente la poter polimerizzare, quindi evocare semplicemente il mostro fusione. Poi l'1x di specchio del drago, e vi dirò il perché. Poi l'1x di rinforzi dell'esercito o rota, e l'1x di buco nero. E questa è la parte magic. Ora passiamo alla parte trappola. Allora, abbiamo il 3x dell'immancabile buco trappola incubo trappolatrice, poi l'1x di buco trappola senza fine, il 2x di richiamo del posseduto, poi il 2x di catena demoniaca,
uno per di forza riflessa, scusate l'inquadratura, e l'uno per di prison o prigione dimensionale. Allora, passiamo alla spiegazione del perché delle carte scelte. Allora, torniamo un attimo indietro. Allora, io darò una spiegazione generale di tutte le carte. Magari qualcuno che vede il video, che non ha che vuole entrare a far parte entrare nel mondo di Yu-Gi-Oh, quindi non conosce ancora tutte le carte e gli effetti, io farò praticamente una spiegazione in modo tale che sarà più facile capirne. Allora, iniziamo con Trappolatrice Mirmaleo. Allora, con Trappolatrice Mirmaleo, allora, l'effetto è questo. Allora, intanto le carte trappolatrici sono immuni dagli effetti delle carte buco, quindi tutte le carte trappola buco loro sono immuni. Poi, allora, quando questa carta viene evocata normalmente, possiamo portare dal deck alla mano una carta normale buco. Poi, se viene evocata specialmente, invece possiamo scegliere come bersaglio una carta magia trappola controllata dal nostro avversario e distruggerla. Quindi già l'effetto è abbastanza forte. Adesso abbiamo detto le tre copie. Poi abbiamo la trappolatrice Dionaea. Allora, questa, come intanto, anche essa è immune agli effetti delle carte buco. Allora, se viene evocata normalmente, possiamo evocare specialmente dal cimitero una carta trappolatrice, un mostro trappolatrice, scusate, e quindi evochiamo specialmente scoperto in posizione di difesa. Se questa carta invece viene evocata specialmente, possiamo scegliere come dal cimitero una carta trappola buco e settarla immediatamente sul nostro terreno, quindi possiamo metterla in posizione coperta. Questa stessa carta però verrà bandita al termine della seconda end phase del nostro prossimo turno. Quindi, nel momento in cui noi facciamo l'evocazione, poi terminiamo, quindi evochiamole specialmente, attiviamo l'effetto e settiamo dal cimitero una carta a buco, passiamo il nostro turno, tocca all'avversario, l'avversario poi passa, ritocca a noi. Appena noi termineremo il nostro turno, quella carta, se non viene utilizzata, verrà rimossa dal gioco. Poi, il 2 per di Seme Mistico di Macrocarpa. Allora, questa è una carta livello 3, Terra Tuner. Questa carta può essere utilizzata come materiale sincro solo per mostri sincro con attributo Terra. Nell'extra deck ci sono, e poi che poi lo vedremo. E quindi ci permette praticamente di, allora, quindi se abbiamo nel terreno un mostro di tipo terra, possiamo ridurre di 1 il livello del mostro che abbiamo nel terreno. E guarda caso, le nostre amiche trappolatrici sono entrambi terra. Quindi livello 4, attiviamo l'effetto, divento livello 3 e ci evochiamo un bel sincro di livello 6. Ed è in bicopia. Poi abbiamo il 2 per di Raiden, perché ci permette di macinare, mandare dal deck al cimitero due carte, quindi ideale per le carte Shadow, in quanto parte dei loro effetti si attiva se vengono mandati dal cimitero per effetto di una carta. Poi abbiamo il 2 per, e in più ci va a mandare carte dal deck al cimitero al fine turno. È un turno a livello 4, quindi possiamo sincronizzare i mostri. Mentre Laila, per il suo effetto, comunque sempre ci permette anche di macinare sempre dal deck al cimitero al fine della nostra end phase. In più ha il suo effetto che ci permette di distruggere una carta magia trappola dell'avversario, e se viene fatto si sposta in posizione di difesa. Ora passiamo alle carte Shadow o Bambola Ombra. Allora, qui abbiamo il 2 per di Bambola Ombra Falco. Allora, tutte le carte Shadow hanno un doppio effetto. Un effetto per scoperta e un effetto che si attiva se mandate al cimitero per effetto di un'altra carta.
Allora, intanto Falco dice che Seppe viene scoperta, possiamo evocare specialmente coperta un mostro Shadow dal cimitero. Se invece viene mandata al cimitero per effetto di un'altra carta, possiamo evocarla specialmente coperta, quindi lei stessa si evoca. Poi abbiamo, e quella in bicopia, poi abbiamo Trappola Bambola Ombra Squamata. Allora, l'effetto scoperta di questa carta dice che possiamo bersagliare un mostro dell'avversario e distruggerlo. Se viene mandata al cimitero per effetto di una carta, possiamo mandare dal deck al cimitero un altro mostro, Bambola Ombra. Anzi no, scusatemi, una carta. Quindi vale anche carte magie, carte trappola, carte magia. Quindi deve essere un Bambola Ombra, tranne Bambola Ombra Squamata. Quindi lei stessa non la possiamo mandare. Quindi una qualunque altra. E possiamo, allora, gli effetti ovviamente si possono utilizzare una sola volta per turno. È solo una volta in questo turno, quindi che vuol dire? Che se già per l'effetto abbiamo fatto uno scoperto, abbiamo attivato l'effetto di scoperta, è nello stesso turno, quindi attiviamo l'effetto per scoperta, si risolve e il cimitero e va, la carta stessa va al cimitero per effetto un'altra carta, in quel caso l'effetto non viene applicato. Perché possiamo attivarlo appunto una sola volta per turno e solo una volta in questo turno. Quindi ve lo mostro per appunto correttezza. Mettete a fuoco. Vedete? Me lo dice, guardate, qua, proprio qua, qui sotto. Puoi utilizzare solo un effetto di bambola falco, ombra falco per turno e una sola volta per questo turno. Stessa cosa dice pure bambola ombra squamata. Quindi, sempre alla fine, guardate qui, puoi utilizzare solo un effetto di bambola ombra squamata per turno e solo una volta in questo turno. Ok, poi passiamo. Bambola ombra bestia. Allora, l'effetto scoperta dice che possiamo pescare due carte e scartarne una. Di pesca, scarta. Poi, se questa carta viene mandata al cimitero all'effetto di una carta, puoi pescare una carta. È sempre la stessa cosa, possiamo utilizzare un effetto di bambola ombra bestia per turno una sola volta in questo turno. Ultimo, bambola ombra drago, che se viene scoperta scegliamo una carta controllata dal nostro avversario e gliela giampiamo in mano, quindi la facciamo ritornare in mano. Se viene mandata al cimitero per effetto di una carta, possiamo bersagliare una carta magia trappola dell'avversario e distruggerla. Allora, io voglio aprire una parentesi su questi effetti. Allora, ci sono due fattori importanti: costo ed effetto. Allora, vi faccio un esempio molto facile. Prendiamo la carta Fedele della Luce, Lumina. Allora, per chi non conosce l'effetto di Lumina, allora cosa dice? Una volta per turno possiamo mandare dalla nostra mano una carta al cimitero ed evocare specialmente un mostro Fedele della Luce sul terreno. Ora, nel momento in cui noi mandiamo la carta dalla mano al cimitero, quello non è un effetto, quello è un costo. Cioè io, per poter evocare specialmente il mostro al cimitero, devo mandare, quindi devo pagare un costo e mando la mia carta al cimitero. Quindi che succede? Che se mettiamo caso io avessi inserito per assurdo la carta Lumina, se attiamo l'effetto di Lumina, quindi io se attiamo l'effetto di Lumina, la carta Bambola Ombra non mi risolverà l'effetto perché non sto attivando un effetto, ma sto pagando il costo. In questo caso non parte. Mentre, ipotesi, poi vi farò poi l'esempio comunque con altro. Anzi, ve lo faccio immediatamente perché vi devo spiegare la carta Sventura
Arcidemone Mangiatore della Sventura. Allora, questa è una carta bestia livello 4 terra. Allora, intanto la possiamo evocare specialmente se abbiamo una carta nel terreno che sia incantatore. Guarda caso, tutte le carte Bambola Ombra sono tutte incantatore. Sembra strano, infatti anch'io mi sono sbalordito quando ho visto, ma sono tutti incantatore, guardate qua. Quindi, drago, incantatore. Bestia, incantatore. Bambola Ombra Sfumata, incantatore. Bambola Falco, Ombra Falco, incantatore. Quindi, intanto io se ho questa nel terreno, questa me la evoco specialmente. Però, scusate, può essercene una sola copia nel terreno e non più di, quindi più di una no. Poi, c'è anche un altro effetto simpatico, che se questa carta è al cimitero, scusate, allora se la carta in questione è al cimitero, alla end phase del nostro avversario noi possiamo attivarne un effetto che dice così, ve la leggo così per evitare, allora durante la end phase del tuo avversario, se questa carta è nel tuo cimitero, puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto che controlli, distruggilo e se lo fai evoca specialmente questa carta. Ora, noi abbiamo i Shadow che sono tutti incantatori, perfetto, quindi abbiamo il terreno specialmente, sono tutti quelli di livello 4, quelli che ho messo io, tranne Bestia che è un livello 5, però dico, ne abbiamo 8 in più, ci sono praticamente le due Laila o i Lila che sono per incantatrice, incantatore, quindi abbiamo specialmente. In più, se quella è nel cimitero, attiviamo il secondo effetto, in questo caso l'effetto di Shadow si risolve perché la carta Shadow va al cimitero per effetto di lui, quindi che fa? Spacca una carta nel terreno nostro, la manda al cimitero, in quel caso viene evocata specialmente cioè viene distrutta e si attiva l'effetto, e qui vediamo specialmente lei. Quindi immaginiamo, quindi ipotesi, se abbiamo quindi Falco, la rievochiamo specialmente perché l'effetto dice che se va al cimitero per effetto di un'altra carta la evochiamo specialmente coperta. Poi Bambola Ombra Squamata, se viene mandata al cimitero mandiamo dal deck al cimitero un'altra carta Bambola Ombra. Se abbiamo Bestia ci fa pescare una due carte, ne scartiamo una. Se invece mandiamo Drago ci spacca una carta all'avversario. Quindi ragazzi, queste praticamente sono delle bellissime combo da poter creare. Ora passiamo alle carte magia. Le carte magia, vabbè, di queste praticamente ne dobbiamo solo, devo dare spiegazione solo di qualcuna. Allora, se Vultura Sciocca, l'effetto, mandiamo dal deck al cimitero quindi per un effetto e risolviamo gli effetti di Bambola Ombra, o possiamo mandare per esempio una Mirmaleo, e se abbiamo una Dionea nelle mani, in modo tale che nel prossimo turno evochiamo normalmente, oppure evochiamo ed evochiamo specialmente, e quindi ci permette di avere già due mosse nel terreno, due livelli 4. Oppure se abbiamo praticamente abbiamo per esempio, possiamo mandare, che ne so, anche la carta stessa Arcidemone della Sventura, magari per crearci una situazione nel prossimo turno, nell'end phase dell'avversario. Quindi da lì poi, in base al gioco in quel momento com'è, uno adotta la tecnica, la strategia migliore. Poi la Forbidden, la lancia, è quella che sappiamo, è immune, rende immune gli effetti delle carte magia e trappole un mosso nel terreno e riduce di 800. Poi i due tifoni, allora polimerizzazione, perché? Per utilizzare i mostri sincro. Ora vi farò vedere quali mostri sincro ci sono, i mostri di fusione, scusate, ce ne sono due e uno è favoloso. Poi abbiamo Specchio del Drago, questa di qua ve lo devo dire dopo il perché. Poi Rinforzi dell'Esercito per il nostro amico Raiden, e Buco Nero che ci permette appunto di attivarlo quando abbiamo una situazione particolare, e allo stesso tempo ci permette di risolvere gli effetti dei Shadow in quanto mandati
per effetto di una carta. Ora abbiamo le trappole. Allora, buco trappola, incubo trappolatrice, è una carta meravigliosa. Vi leggo l'effetto. Allora, questa dice che quando un mostro controllato dal tuo avversario, che è stato evocato specialmente in questo turno, attiva il suo effetto, annulla quell'effetto e se lo fai distruggi quella carta. Quindi o che sia un mostro Xyz, o che sia un mostro sincro, che sia un mostro evocato dal deck, o che sia un mostro evocato alla mano, qualunque effetto attivo in quello stesso turno in cui viene evocata specialmente, noi attiviamo questa, lo annulliamo e la distruggiamo. Favoloso. Poi un buco trappola senza fine. Poi i richiami del posseduto. Allora, richiami del posseduto perché? Intanto possiamo attivare i nostri effetti per le trappolatrici, quindi sia per la Mirmaleo che la Dionea. Poi, nel caso in cui non l'abbiamo settata, il nostro avversario ce la vuole spaccare con un tifone, noi in catena gliela attiviamo, possiamo evocare specialmente un mostro Shadow. Ovviamente che succederà? Che essendoci stata attivata la carta tifone, o comunque qualunque altra carta che mi va a spaccare questa, anche se io lo vado a evocare specialmente, appena si risolve l'ultimo anello della catena, che sembra la carta del nostro avversario, va al cimitero, che succede? Che comunque ci permette di poter attivare l'effetto delle Shadow, perché sono mandate al cimitero per effetto di una carta, in questo caso per distruzione. Poi le due catene demoniache, per pararci un po' il fondo schiena, una forza riflessa e una prigione dimensionale per quelle carte che rompono un po' le scatole e magari non possono essere bersagliate. In questo caso, durante l'attacco, gliela mandiamo in viaggio, in vacanza. Ora passiamo all'extra deck. Allora, extra deck. Allora, incomincio prima dai Xyz, poi passo ai Synchro e poi come gli ultimi le carte fusione. Allora, nuova carta uscita questa espansione, numero 58, Visore Ardente, carta fenomenale. Lo leggiamo assieme. Allora, una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un mostro Xyz scoperto che controlli. Equipaggia questa carta a quel bersaglio, oppure disequipaggiala, oppure disequipaggiare quella carta ed evoca specialmente in posizione di difesa. Quindi o lo attiva o poi disequipaggiala, ok. Allora, il mostro equipaggiato può attaccare il tuo avversario direttamente. Quando il mostro equipaggiato infligge danno da combattimento al tuo avversario, puoi scartare una carta e infliggi 500 danno al tuo avversario. Così, proprio perché noi abbiamo un avversario che ci fa una simpatia immane, gli vogliamo tanto bene, non solo lo colpiamo direttamente, gli facciamo pure 500 danno così, proprio perché gli vogliamo bene, per dimostrare il nostro affetto. Poi un numero 44, Pegaso del cielo. Questa è una carta che in verità io vedo ben poco usata, ma è secondo me una carta eccezionale. Io stesso non la consideravo, però l'ho rivalutata in questo deck, l'ho voluta mettere perché comunque è una carta ottima. Allora, dice che una volta per turno puoi staccare un Matrix da questa carta, puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto contro il tuo avversario, distruggilo, a meno che il tuo avversario non paghi 1000 life point per annullare questo effetto. Quindi, allora, cioè noi abbiamo praticamente due situazioni a vantaggio nostro. La prima è quella che possiamo, la possibilità di spaccare un mosso all'avversario, scoperto ovviamente, non coperto. Quindi, se abbiamo per esempio una carta che comunque abbia un attacco inferiore a noi, a questa, l'avversario può decidere, o paghi 1000 o te la fai distruggere. Lui paga 1000, va bene, io poi ti attacco e te la distruggo lo stesso, quindi intanto già i 1000 sono garantiti. Mettiamo caso che invece l'avversario decide di farsela distruggere, comunque poi attacchiamo, sono 1800 garantiti. Sempre se, ovviamente, se l'avversario ha una sola carta nel terreno. E quindi questa è praticamente una carta bellissima. Poi abbiamo l'uno per di Branco Malvagio Cavaliere Exition. Questa, perché leggiamo l'effetto per chi non la conosce. Mettiamo a fuoco. Una volta per turno, durante la man phase o la battle phase del tuo avversario, se il tuo avversario ha in totale più carte nella sua mano e sul terreno di te, puoi scegliere
puoi, puoi staccare un Matrix da questa carta, distrugge tutte le altre carte del terreno. Inoltre il tuo avversario non subisce altri danni in questo turno. Questo è un effetto rapido. Quindi, io ve lo rispiego in modo, magari forse non è stato chiaro. Allora, se quindi o durante la nostra main phase o durante la battle phase del nostro avversario, quindi se la somma delle carte che il nostro avversario ha nel terreno, tra quelle in mano e quelle nel terreno, sono di più di quelle che noi abbiamo, della somma delle nostre carte in mano e quelle che abbiamo in terreno, e stacchiamo e spacchiamo tutte le carte del terreno tranne lui, quindi comprensiva anche la carta praticamente che stava attaccando. Poi uno per Castel, questa carta sbustata nel video dell'Alleanza dei Duellanti. Rileggiamo il suo effetto per chi non avesse visto il video e lo vado a fare. Allora, puoi staccare un materiale Xyz da questa carta per scegliere come bersaglio un mosso scoperto sul terreno, mettilo coperto in posizione di difesa. Puoi staccare due materiali Xyz da questa carta, puoi scegliere come bersaglio un'altra carta scoperta sul terreno, mischiala nel deck. Può utilizzare solo un effetto di Castel, il moschettiere spacca cielo per turno, e solo una volta in quel turno. Moschettiere. Quindi questa carta è ottima per utilizzarla con appunto con lo Shuttle. Quindi come ho spiegato nel precedente video, se noi abbiamo nel terreno una carta che è già scoperta, che facciamo? Evochiamo lui, detacciamo, copriamo quella carta e noi possiamo riscoprirla e risolvere, quindi attivare l'effetto per scoperta della carta Shuttle che abbiamo nel terreno. Importante, se la nostra carta è coperta, noi la scopriamo, attiviamo il suo effetto, poi detacciamo da Castel, la ricopriamo, quella carta in quel turno non può essere più riscoperta, perché già l'evocazione per scoperta è stata fatta e ne vale una per turno. Quindi io lo rispiego sempre, perché magari alcune volte qualcuno si può imbrogliare, nel senso che vuole truffare, che magari si impappina o comunque non ricorda bene e magari durante qualche duello rimane fregato. Poi un numero 82, cuore di Draco, che ci permette, allora, questo è in inglese, vabbè, il nome si è più o meno quello là. Comunque, allora, quando controlli, se controlli carte scoperte, questa carta non può essere, carte magia scoperta, questa carta non può essere bersagliata dagli attacchi. Una volta per turno puoi staccare un Matrix da questa carta, in questo turno questa carta può attaccare direttamente, ma gli altri mostri non possono attaccare. E considerate che ha un 2000 di attacco. E metti da fuoco 2000. Poi abbiamo un numero 101, un numero 50, un numero 103, carta formidabile. Poi passiamo ora ai sincro. Allora, qui abbiamo nuova carta pure trovata nella sbustata. Allora, Samsara, Drago della Rinascita. Rileggiamo il suo effetto. Intanto è livello 5, Drago. Se questa carta viene distrutta in battaglia e mandata al cimitero, o se questa carta che controlli viene mandata al tuo cimitero dall'effetto di una carta dell'avversario, puoi scegliere come bersaglio un mostro nel cimitero di qualsiasi giocatore, eccetto Samsara, Drago della Rinascita, evoca specialmente. Puoi utilizzare questo effetto di Samsara, Drago della Rinascita, una sola volta per turno. Bellissimo. Poi, un Drago Catena di Ferro, e quindi come vedete, questo è un Drago Terra, livello 6, quindi da utilizzare con Macrocarpa, che vuole obbligatoriamente sincro di livello 6. Quindi
puoi rimuovere dal gioco tutti i mostri catena di ferro. Questo è l'effetto che dà, se vedete il tipo di carta. Leggiamo la seconda parte. Allora, quando questa carta infligge danno da combattimento al tuo avversario, manda le prime tre carte del deck il tuo avversario al cimitero, un 2005 di attacco. Ed è drago. Poi un altro draghetto, Naturia Barkion, punto, livello 6. Poi un altro mostro di tipo terra, Guardiano Goyo. Un altro sincro di mistero terra, drago. Scrap. Ora, le due carte fusionano. Allora, la prima, praticamente, è il Bambola Ombra Costrutto, che si può evocare specialmente utilizzando un mostro Bambola Ombra e un mostro Luce. Quindi in questo caso utilizziamo i mostri Fedele o Raiden o Lila. Allora, rileggiamo l'effetto. Allora, deve prima essere evocata tramite fusione. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi mandare una carta Bambola Ombra dal tuo deck al cimitero. All'inizio del damage step, se questa carta combatte con un mostro evocato specialmente, distruggi quel mostro. Se questa carta viene mandata al cimitero, puoi scegliere come bersaglio una carta magia trappola Bambola Ombra del tuo cimitero e aggiungi alla mano. Quindi questo effetto è ideale quando, se nel caso in cui si avesse nel deck la fusione, la carta magia fusione Bambola Ombra, che io non ho pazienza. Ok, allora questa è l'ultima carta fusione, che è una carta che ho inserito e ha il suo perché, ed è lui, Cavaliere Drago Draco Equieste. Questa è una carta di tipo drago che vuole un mostro sincro di tipo drago e un mostro di tipo guerriero. Guarda caso, di tipo drago ne abbiamo 1, 2, 3, 4, un guerriero e altri due guerrieri, che sono queste due. Ora, come ce la evochiamo questa carta? Semplice. Con una sola carta, con lei, Specchio del Drago. Perché? Questa è la carta che ci permette di rimuovere dal gioco, dal terreno o dal cimitero. Quindi se noi già abbiamo un Raider nel cimitero e abbiamo già un altro drago sincro che comunque te lo evochi, cioè ce la fai a evocarlo, perché comunque hai i tempi, i presupposti per evocartelo, evoca specialmente e mette il fuoco. Allora, rimuovi dal gioco, dal tuo cimitero, allora, mostri materiali da fusione presenti in una carta mostro fusione di tipo drago, ed evoca tramite evocazione speciale quel mostro fusione al tuo fusion deck. Questa evocazione speciale viene considerata come evocazione per fusione. Indi per cui o per quindi noi ci evochiamo. Bello, la nostra ghost, che spettacolare. Leggiamoci l'effetto. Allora, questo mostro può essere evocato solo specialmente con un'evocazione tramite fusione Alexarek, e noi per fusione lo evochiamo. Poi, una volta per turno, puoi scegliere un mostro sincro di tipo drago nel tuo cimitero, rimuovilo dal gioco. Considera il nome di questa carta come il nome di quel mostro e dai a questa carta gli stessi effetti di quel mostro fino all'end phase. Fino a quando questa carta è scoperta in posizione di attacco, qualsiasi effetto di danno che subiresti all'effetto di una carta dell'avversario viene invece inflitta al tuo avversario. Cioè, quindi ipotesi, il nostro avversario è un cilindro magico, se lo becca lui, 2009, diretti, nella capoccia, qua al centro degli occhi se li prende. Quindi in ogni caso, quindi questo praticamente è una carta per me favolosa. Nel deck qui ci sta benissimo, perché comunque o uno si utilizza direttamente le carte dato le bestie, che dico,
Quindi praticamente facendo quindi per me questa carta ci sta proprio benissimo. Non solo, mettiamo caso che nel nostro cimitero abbiamo anche, quindi evocando lo specchio del drago, o possiamo anche utilizzare polimerizzazione. Dico, io ho messo specchio del drago perché comunque la situazione per avere una carta, cioè di avere la carta sincro, drago nel terreno e anche la mossa guerriero, diciamo, è un po' complessa. Dico, può esserci, ci può essere la situazione, però ovviamente che succede? In questo caso comunque uno va praticamente, cioè no, evita comunque di fare questa tipo di evocazione, perché comunque mettiamo caso che il nostro avversario ha settato un giudizio solenne, un avvertimento solenne, se cioè, nulla le pace speciale e buonanotte suonatore. Mentre avere comunque nel mazzo la carta fusione e specchio del drago è una chance in più che ci permette di poter uscire da una situazione magari un po' rognosa, quindi non avere carte in mano, siamo a top deck, peschiamo, abbiamo le carte al cimitero ed evochiamo, cioè l'ultima, cioè ci giochiamo l'ultima chance, ci giochiamo in questo caso. Quindi nel caso in cui, ipotesi, abbiamo, quindi oltre, abbiamo fatto l'evocazione quindi di Draco e Queste, e abbiamo ancora nel cimitero, per esempio, un Barkion, noi lo rimuoviamo, lui prende i stessi effetti, quindi nel momento in cui noi attacchiamo, possiamo applicare gli stessi effetti che avrebbe Barkion, perché lui ne prende praticamente fa un copia gli stessi effetti, quindi rimuoviamo dal cimitero delle carte, due carte, e annulliamo l'effetto della carta che potrebbe aver settata una carta trappola, che so, una prigione dimensionale, una mirror, un compulsory, un qualunque altra carta che c'è. Comunque dico, di per sé, di suo il deck funziona abbastanza bene, perché possiamo avere diversi effetti contemporaneamente, o comunque possiamo, se giochiamo bene le carte, avere nello stesso turno più mosse nel terreno e fare sincroevocare a go-go. Poi, allora, per concludere, allora io nel side ho aggiunto due carte, o meglio sono quattro e due per di queste due carte che sono state, appartengono all'ultima espansione, però sono delle carte che secondo me hanno diritto ad aver speso due parole. Allora, la prima carta si chiama Confronto. Sono carte per me eccezionali. Allora, quando viene attivata una carta magia trappola o l'effetto di un mostro durante il damage step, annulla l'attivazione e se lo fai distruggere. Questa è una carta che secondo me è spettacolare contro il Bujin. Già l'avevo detto nell'ultimo video. Nel momento in cui noi abbiamo il nostro Bujin nel terreno, quindi il nostro Yamato, qualunque altra carta Bujin, e il nostro avversario durante il damage step ci va ad attivare quella cavola di Bujin Gru, lo mandiamo a fare un giro, perché lui la annulla e te la distrugge e va a quel paese. Poi quest'altra carta con tanto di cappello, dispersione a catena. Quando viene attivata una carta magia trappola, distruggi tutte le carte nel deck del controllore con lo stesso nome di questa carta, della carta attivata. Quindi praticamente se il nostro avversario ha settato una mirror, visto che la Konami l'ha messa a 3 all'ultima banned, gliele distruggiamo dal deck, gliele distruggiamo, quello le mirror se le scorda, se le può vedere direttamente dal cimitero, ogni tanto se lo sfoglia e se le guarda. Quindi per me queste sono delle carte che possono essere utilizzate benissimo anche in questo mazzo, e dipende dal tipo di avversario che abbiamo e quale deck abbiamo. Quindi, detto ciò, abbiamo concluso. Spero che il deck vi sia piaciuto, a me piace tantissimo. Mettete un bel mi piace, commentate, importantissimo, commentate. Poi, se volete, se avete richieste, come già hanno fatto due vostri altri due, diciamo,
utenti che mi seguono, fatelo. Infatti il deck che ho fatto precedentemente, incantatore drago, quello mi viene richiesto da un altro utente, stessa cosa. Quindi se qualcuno di voi ha la curiosità, vuole avere un deck montato, basta chiedere, io lo faccio. Tanto consigliate che io di mio, allora, i deck li faccio con le carte che ho, quindi come vedete io non ho mai messo proxy e non lo farò mai, perché è una cosa che odio. Quindi io i deck che sviluppo li sviluppo esclusivamente con le carte che possiedo. Poi allo stesso tempo cerco comunque di utilizzare per lo più carte facilmente da reperire. Cioè, infatti di questo mazzo, lasciando perdere comunque l'extra, che c'è 101 che ha un suo valore, Exion altrettanto, anche se prossimamente, ora giorno 10, uscirà la nuova Mega Teen, che la Konami sta ristampando nuovamente tutte le vecchie carte, quindi 101, Exion, 107, Cosacco Drago, le sta ristampando con la stessa rarità, quindi avremo la possibilità di ripoterle trovare, visto che quei box ormai sono ormai non più stampati, tipo ad esempio la Crassata Chionica, ormai è difficile andarla a trovare. Perché, quindi sono comunque di base la mine sono carte comunque comuni, cioè carte che l'unica forse che abbia un po' più di valore è Trappolatrice Incubo, ma tutto il resto sono carte che comunque costano poco. Quindi se avete richieste, io anzi mi fate contento, perché mi impegnate, perché comunque io vi ripeto, come ho già detto, per me il mondo di Yu-Gi-Oh è una passione, quindi per me, anzi, se voi mi chiedete dei deck particolari, sempre se ho le carte, ovviamente io ve lo dirò nel commento se posso farlo o meno, però diciamo la maggior parte di carte ce l'ho quasi tutte, dico, tranne magari qualche archetipo che non ho mai avuto, per esempio sono spellbook, non l'ho mai montato, ma anche perché come tipo di deck non mi attirava tanto. Ho avuto in passato un mermail, però mi mancava sempre qualche carta sembra che mi mancava, poi l'ho tolto, perché comunque l'ho data a chi aveva comunque più interesse comunque a giocarlo. Comunque voi scrivetevi, commentate, chiedete, io vi rispondo. Se la cosa è fattibile ve lo dico subito, se non riesco a farlo ve lo dico comunque. Io comunque apprezzo, io vi chiedo anzi di farmi appunto queste richieste. Comunque, detto tutto, un saluto. Ci vediamo alla prossima sbustata del box Alleanze Duellanti, quindi al secondo box che faremo la prossima settimana. E con questo un saluto. Ciao!